Padova, Save Park. Ci troviamo in uno dei campi urbani più affascinanti del territorio, un intero acquapark abbandonato. Perfetto equilibrio tra natura e zone urbane. Tutto questo in compagnia degli amici di YouTube e molti altri che ho conosciuto direttamente sul campo. Ma questo raduno non sarebbe stato possibile senza quel ragazzone che vedete al centro, Oldman. Lo scopo della partita era recuperare per tutto il campo queste bombole di gas. Erano tantissime, ma solamente tre erano quelle giuste e avrebbero permesso agli scienziati di portare a termine la loro missione. Iscrivetevi al mio canale. Non ho mai sentito così tanti bip bip in una sola partita, esatto. Dai Stefano, andiamo a giocare. Ma chi cazzo è Stefano? Me lo metti nello zaino. Te lo metto dove vuoi. Un altro. Contatti? No. Ah, che okay. Figa l'inquadratura. Ah, ma caga, questi youtuber. Ciao Sparapallini, io sono Rico e questo è un nuovo video gameplay molto speciale perché per la prima volta in assoluto siamo riusciti a giocare tutti insieme noi youtuber della community italiana. Non c'eravamo proprio tutti, tipo Pio potevi venire anche tu, mancavi solo tu. No, in realtà poteva venire anche qualcun altro che non è riuscito per vari motivi, e però la cosa che fa sorridere è che dopo tutto questo tempo che comunque porto video su YouTube, gioco soft air, non ho mai fatto una vera e propria partita con altri youtuber, se non giusto uno o due, ma qui ci siamo proprio radunati tutti quanti. Ho conosciuto anche ragazzi nuovi che hanno iniziato ad pochissimo, quindi mi piace che ci sia ancora questa voglia di portare contenuti legati al soft air, questa cosa mi riempie di gioia ed è stato bellissimo perché finalmente ho capito cosa significa giocare in sinergia, cosa che mi manca molto perché non ho un club, sapete che io gioco un po' così a caso dove capita, mi faccio invitare, provo campi nuovi, conosco gente nuova, mi piace, ma allo stesso tempo sento che manca qualcosa, proprio quella sinergia appunto che c'è quando un club è formato e ci sono degli amici, e per me questi sono tutti amici perché veramente ci conosciamo da un sacco di tempo, abbiamo fatto anche già altre uscite, eventi, quindi veramente tanta roba. E siamo ospiti dei Save, come ho detto all'inizio, il loro campo, la loro giocata, insomma hanno organizzato tutto, quindi tanta roba anche loro, hanno fatto un ottimo lavoro, ma tutto questo è stato reso possibile da Dario, quel ragazzone che vedete proprio lì, che vi ho citato all'inizio. Lui è un nostro follower, ci segue da un sacco di tempo e ha detto ma perché non li mettiamo tutti assieme e facciamo una partita? Quindi si è fatto il gruppo WhatsApp e ha smazzato tutto lui, veramente, quindi tanta roba, cioè noi probabilmente non l'avremmo mai fatto, ma perché un po' per inerzia. Sono cose un po' macchinose da organizzare con i gruppi, io poi divento scemo, faccio già mille cose nella vita e organizzare anche la logistica di gruppi e cose così mi manderebbe in tilt. Non vengo più se avete così poche bombole, non vengo più. Questi connettori ci sono? Uno? Questi non sono connettori. Uno, due, questi sono tre. I connettori, dovete connettere una bombola alla volta. Mi servono subito le bombole. Tre bombole però ci sono. Tre bombole buone. Servono tre bombole buone. Abbiamo subito nel campo. Possono essere veloci che io non ho tempo di star qua, dovete essere pronti. Comincia a provare, dai. Qui siamo all'interno del laboratorio e come ci ha detto lo scienziato, servono tre bombole. E io fiducioso dico boh, comincio a provarle, tanto ne avevamo anche delle altre, ne avevamo già una decina con noi. Ho detto vuoi che non ce ne siano almeno tre buone? Invece no. Perché le bombole buone erano pochissime, o giuste tre su tutte quante, o forse qualcuna di più, ma le bombole erano tante, veramente tante. Non dico un centinaio, ma ci andiamo abbastanza vicino, a giudicare da quante ne ho viste proprio in giro addosso alla gente per terra. Se ti colpisco lo puoi lasciarle in giro. Se quelle non sono buone, che cazzo dobbiamo tenercele dietro, se ci colpiscono gliele diamo, o le lasciamo là, detto. Minchia. Prima no. Ed era questa la rottura di balle, nonostante ci fossero pochissime bombole giuste, tutte quelle che si trovavano, anche se erano vuote, cioè che non funzionavano, dovevano comunque essere portate con sé, e questo voleva dire ingombro, peso e logistica, perché se per caso tra quelle ce n'era una buona che era stata verificata, bisognava riuscire a distinguerla bene tra le altre e bisognava sperare
che quello che aveva quella bombola non venisse colpito, sì. Perché quando vieni colpito devi tirare fuori una bombola e lasciarla per terra in modo tale che l'altro la possa prendere. Super super articolato, ma molto bella, mi è piaciuto un sacco. Quindi bravi Save, anzi Save, Save, non so mai come pronunciarvi. E comunque tanta dalle roba scale, vero? E comunque adesso vi lascio al video e al massimo torno. Comunque ho fatto questa cosa di mettere la mappetta dall'alto con le indicazioni per farvi capire dove ci stiamo spostando. È una cosa abbastanza furba che non ci avevo mai pensato prima, ma adesso la faccio, così capite. Buona visione. Qua abbiamo due bombole, una qui e una lì. C'è Hornet qua davanti che glielo stanno ingaggiando dalla davanti. La destra ingaggio, ragazzi. La destra. La vuoi mettere nello zaino? Sì. Cazzo, là dentro ce n'è già un'altra. Sono lì. Grandi ragazzi. Il problema è che sono casi. Lui ne ha un'altra. Non pensavo una cosa così. Ragazzi, là dentro mi sa. Ma bisogna tenerle lo stesso? Sì, finché non muori sì. Frank, c'ho uno sniper sulla piscina, lo voglio giù. Aspetta che provo ad andare a tirare. Tiralo giù, grazie. Secondo me l'hanno per forza preso da qui, perché lì lui è coperto totalmente. Quindi serve che io corro e tu devi andare, lì, perché qua vado. Vai qua dietro. No, vai. Ok. Le bende dove ce le hai? Qua. Ok. Spavata tutta patente terra su un albero, non ho capito, cioè. Non mi ricordo come si monta questo. Non ti preoccupare, vabbè. Allora, ruotato al contrario, ci sta. Ah, fantastico. Simo, li hai visti anche là davanti? Non li ho visti, siamo riusciti a prenderne uno e curarlo. Ok. Sicuro, palesemente alla scala antincendio, primo piano, c'è uno che sta uscendo. Ok. Nell'eventualità si può stare rasenti qui ed entrare nella porta che c'è lì. Un paio se il ristorante è ancora libero, almeno che vadano a prendere il ristorante. Dopo da qua frontalmente si va dentro. Mi sa che c'è già qualcuno di là. Al ristorante? Secondo me sì, conviene. Per me conviene che arriviamo dentro al muro graffitato lì davanti. No, ma da lì tirano dalla sopra, cazzo. Io non avevo detto di andare da qua, porca puttana. Dove? Sulle sopra? Scale antincendio. Primo piano? Primo piano. Colpito! Merda. 3, 2, 1, vai. Stop. Occhio Simo là. Vai. Ok. Quanti dove? Primo piano. Alla fine porta antincendio. E dal secondo te ne vengono fuori? Non dentro al secondo. Per il momento non ne ho visto. Ed ecco che qui ci spostiamo finalmente all'interno dello stabile delle piscine. Quello che avete visto prima era chiaramente la zona bowling, questo invece è il più grosso stabile che c'è in tutto il campo ed è completamente agibile dappertutto. Sopra, sotto ci sono scale da ogni punto, quelle antincendio, quelle dentro, ci sono tre piani e tutta la parte dedicata a piscine, scivoli, dove ci si può sparare da degli angolini, insomma delle robe assurde, veramente... figo, molto molto, questo campo è affascinante. L'obiettivo era riuscire ad entrare nonostante tutta questa pioggia di pallini che arrivava dappertutto, perché c'erano gli altri sopra. Considerate che c'erano altre due squadre, a volte si beccavano gli ingaggi di altre due squadre, quindi era un bel casino. Rico a maglia radio per il bowling, siamo in quattro con due che ci danno copertura esattamente dall'ingresso est delle piscine. Teneteci copertura. Occhio alle scale su. Sì, sì, è bene. No, no, fatti. Fa più su cose. Old Man, l'ingresso per entrare è lì dietro? Cioè, tutti dentro in piscina o tutti dentro il ristorante? Da lì? Dov'è che hanno ripiegato? Dentro dove? Medico, dove sei, medico? Ma
No, entriamo adesso. Sì, entriamo sì, adesso. Dietro da davanti. Dai, raga, dai, dai che sfondiamo. Ci siete? Vai. Era tuo? Porca troia. Il Signore è il mio pastore. Raga, incendio! Incendio! Fermi, fermi, fermo gioco un attimo. Cazzo. Spegni, spegni. Scusate un secondo, Minchia, questo ha continuato a fare fuoco tutto il tempo. Vai. Sono morto intossicato io. E qui, raga, è stato un bel casino, perché quel fumogeno praticamente non è partito ed è uscita solamente la fiamma. Ci siamo veramente intossicati di brutto, anche perché si stava bruciando tutta la parte del muro. Chiaramente non ha fatto in tempo a prendere fuoco nulla, perché fortunatamente non c'erano mobili o robe del genere, sennò era un problema. Quindi, insomma, eravamo un po' preoccupati. E non vi ho neanche detto come funzionava la cosa del medico. Infatti vedete che qua c'è questa sorta di piazzetta allestita con questa corda, che era gestita proprio dal medico. Questo era un punto AR, un punto di recupero per i colpiti, dove praticamente rimanevi all'interno, mi sembra, per 3 minuti e venivi rigenerato completamente. Invece vedete ad esempio Smooth qui davanti a me, che ha una fascia sulla gamba. Lui vuol dire che era stato già colpito. Potevi essere colpito 2 volte, alla terza invece dovevi essere rigenerato. Quindi il medico, dopo che sapeva che 2, 3, 4 persone erano state colpite, si generava una R per ripristinare tutte le vite, praticamente. Tutti potevano curare gli altri con le bende, come state vedendo in questo caso, quindi si prende la persona, la si trascina via e poi gli si mette la benda, ma solo il medico poteva fare questi punti di ripristino della salute. Qua vedete che c'è stato un po' un casino, perché non riuscivo a prenderlo per via della prospettiva della ringhiera. Mannaggia, ci hanno preso da quella fessura là in alto. Io. Che fastidio. E non capivo inizialmente. E poi qua vedete, mi stavo ripristinando anch'io insieme agli altri per tornare operativo. Là in fondo c'è una scala che va giù nel bosco e dopo si può costeggiare e andare dietro e provare di andare verso il ristorante. Sento il Tu riesci a capire come succede?
Qui ricopersimo, un brick di noi si sta spostando giù dalle piscine e andiamo verso il ristorante, dalla parte ovest. Qui c'è anche la zona quella per controllare le bombole, se troviamo il chimico qua possiamo già controllare. Facciamo il giro dietro, entriamo al bowling. Volendo. Ah, ok. Abbiamo il ricercatore qua alla nostra destra. Eccolo là sopra, ce n'è uno. Comunica che siamo. No, dalle piscine chi c'è ancora dei rossi? Chi ha le bombole con me? Sì, ce n'è uno. Scorta bombole. Vai. Ah, sono su. Dietro la paratia dentro, dietro la paratia dentro. Stanno dentro il bowling. Aspettiamo che ci diano l'ok del chimico prima di muoversi. Perché credo che si stiano ancora spostando. Di bombole tu ne hai una con te? No. Ora tu ce l'hai? No, solo esausta. Ah, solo esausta. C'ha le bombole, è morto qua dietro. Ah, ok, cazzo. Ma te. È dietro a questa paratia? Sì. Il Signore è il mio pastore. Wow, raga, le bombole da controllare, qui. Io ho le bombole. Io ho una bombola. Occhio qua davanti, sono qua davanti, eh. Sono, sì, dove cazzo, dov'è il laboratorio? È qui di fianco il laboratorio. Io il laboratorio, dove sono le bombole? Una ce l'ho io. Chi ha le bombole venga con me, solo chi ha le bombole può entrare nel laboratorio. Occhio lì davanti. Vorremmo perderla. No, 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 io. Serve supporto dal lato. Facciamo, se dobbiamo entrare di qua. Ci hanno distrutto di là. Serve che tu o qualcuno faccia fuoco di copertura da questo lato di qua. Sono proprio davanti lì. Occhio. Chi è che spara là? Si stanno ingaggiando tra di loro qua. Sono qua. Sì, ma hanno fatto il ricercatore, hanno fatto. Porca troia. Colpito, colpito. Qui è green. Perché poi non possiamo. Cioè se ci guardano. Possiamo scappiamo. È pericoloso, devo chiudere! Uno, due, tre. Ma questa è vuota. Vuota. Via, rossa, buona una. Bene, vai. E lì sull'altra. Lasciala su, no, 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 no. Lasciala una su. Una alla volta, se va su la prima devi lasciarla su e andiamo alla seconda. Seconda. Negativo. Niente. Così, niente. Non confondere queste. Niente. Ok, due. Amico mio, abbiamo due bombole buone. Dov'è la terza? No. Ho tutto appannato, non un cazzo. Ah no, aspetta, sono due, no? Quindi ok, veniamo da sole. Sono buone. Ok, tu quelle buone. Via, le bombole non sono. Quelle... Dobbiamo andare via, noi, dobbiamo andare via. No, ci confermi che ci manca una bombola rossa? Ce ne manca una, giusto? Sì. Ok. Ne abbiamo ancora di bombole. Ne abbiamo? Sì. Le bombole buone. Possiamo controllare la bombola? No, basta, fine ragazzi. Quindi bisogna uscire di entrare.
Tanto faccio. Preso! Come cazzo fa? Ci stanno cercando, adesso passa. Dovete uscire da qua, raga. Dobbiamo fare copertura, dai cazzo, qualcuno che vada alla farmacia. Gira, gira, gira. Non sparate! Vai, vai, via, raga, approfittatene. C'è con lui. Uno. Di cazzo di pallini. Dove andate i dark che la riprendono prima che su mano? Trascinami la 10. Vai a prendere, tienimi questa zona qua. Che schifo. Siamo veramente circondati. La terza. Ma dove sono quelle buone? Quelle buone dove sono le terze? Dove sono quelle masse da portare in giro da regalare? Noi abbiamo delle bombole comunque da provare qua, è che mi serve portarlo dentro di nuovo il laboratorio, e siamo sotto ingaggio. L'altro chimico che era qua dentro, l'abbiamo rintracciato? Sì, sì, ce l'abbiamo noi adesso. Ah, è già operativo. Dobbiamo portarlo dentro però. Guarda, ci stanno prendendo i ragazzi! Dovrebbero essere nostri quelli. Due bombole. Facciamo il giro di qua e poi tieni tu qui. Sì. Io sono medico, quindi penso servirò qua. Perché obiettivamente là sono blu e stanno già, secondo me, facendo un PMA. Hanno tirato un fumogeno giallo e uno rosso. Li ho visti andare di là. Quindi secondo me si stanno riorganizzando le piscine e ci affrontano da dietro. Avete preso le bombole che erano lì? Ok, quindi ci basta solo il chimico che è sparito. Sì, anche perché se continua a girare contro le bombole allo zaino muoio. Sicuramente è andato di là, dalla parte dietro dalle piscine, okay. E quindi dove adesso c'è tutta la ressa. Quindi dobbiamo rifare il bordello di prima. Quindi o facciamo il corridoio quello iniziale e andiamo dritto per dritto. Allora, un secondo che ho finito tutti i caricatori più blu. Ma c'è una bombola qua! Adesso il chimico è in mezzo al bordello degli altri. Le due fazioni. Sì, perché era. Lo tenevano dentro lì al bowling, solo che lui se l'è svignata e sicuramente è andato su di là. Quindi è tutto un ping pong. A noi manca una bombola. E da controllarne ne abbiamo diverse. Io pure questa la devo controllare. Una, ne ho una io, poi ne hanno altre tre. È scappato subito. È probabile che tra quelle che abbiamo almeno una, anche se sono veramente poche quelle giuste. Secondo me sono tre in tutto che sono giuste, cioè quelle tre devono essere. Dici? Quelle tre, sì. Ed ecco che poi qua abbiamo deciso di tornare di nuovo alle piscine. Diciamo che la partita è stata tutta un po' un giro tondo, comunque è tutto un passare da un edificio all'altro, anche perché l'obiettivo è portarsi via le bombole e oltre a trovarle le recuperi se colpisci le persone. Quindi insomma è tutto un giro continuo di ping pong, di avanti, indietro, spara, prendi, porta, un bel casino. Quindi siamo tornati qua per ricongiungerci anche con un gruppo di altri che sapevamo che erano dentro le piscine, quindi noi siamo arrivati abbastanza tranquilli perché sapevamo che la zona era pulita, infatti tutti gli altri erano nell'angolo opposto e quindi abbiamo fatto tutto un giro assurdo. Sì, tutto bene? Non stava la bomba. Ma allora bene, se prima non sapevano che eravamo qui. Thank you.
Qui Rico, ho individuato il chimico, si trova sul lato est, anzi scusatemi, ovest, delle piscine. Sì, sì, sì. Chimico dagli scivoli delle piscine, perché chimico dagli scivoli delle piscine. Lo becchiamo qua sotto. Ah, è qui! E qua, è qua, è qua, è qua! Siamo copertura! Vai, 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 vai! Attacchi! Uno! Continuo ad andare io! Io mi metto al sicuro! Venga con me, venga con me! Ragazzi! Affermativo. E qui poi, con molta morbidezza, io, Red e il figlio di Dario, adesso mannaggia mi sfugge il nome, ci siamo buttati nella parte sud, dove c'è tutto il boschetto, in maniera molto stealth, perché sapevamo che avremmo trovato la squadra dei gialli, perché erano tutti là in fondo, sapevamo la posizione, e quindi così, proprio alla Welcome to the Jungle, ci siamo buttati e piano piano ci siamo avvicinati alla loro posizione. Qui Rico per Team Rosso. Stiamo portando copertura nella zona del bosco. Bello il video su Pininski. Ah, grazie. Gomiero posizione, scusami. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Dobbiamo tirare giù a cannone. Sì, sì, sì. Uscita? No, no,
lui è colpito. Sei mani, vero? Sì. Ciao. Ciao. Non ti ho preso in testa, vero? Perché ho sparato una boscaglia. Ok, ma va bene. C'era il cappello, perfetto. Che se fai? Sì. Serve qualcuno per la fascia. Occhio, aspetta che non è messo benissimo questa, Però almeno guarda che ti scivola fuori, direti un attimo. Non so se c'è la fine. Old man qui Ted, recuperate due bombole da squadra gialla. Quindi ne abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, ne abbiamo un bordello. Ed ora dovevamo tornare indietro, ricongiungerci con gli altri all'interno delle piscine, passare da dietro all'interno del ristorante e rientrare all'interno del laboratorio. Sì. Magari fosse andato tutto così liscio come volevamo. Vabbè, vi lascio alle riprese. Ah, ok. Noi siamo arrivati da là e non c'era nessuno lì. Sono lì. Ah, ok. Ah, quindi è questo il loro nascondiglio. È davanti il chimico? Colpito il medico, PMA. Minchia. Ragazzi, io ho colpito. C'è un party qua lì. Che paura. Cazzo. Cioè, è stata epica questa. Oh, raga! Le bombole! Non so, però se non facciamo la mia, non posso aspettare, capito? Non siamo arrivati da qua. Andiamo, andiamo. Dobbiamo andare subito, io vado via. Oh, sfondiamo di brutto e proviamo le tutte. Andiamo? O andiamo subito, andiamo. Io vado via. Andiamo subito, ragazzi. Qua di massa tutti. Dico, quante bombole hai? Una io. Dammela a me. Dammene una. Forza dobbiamo tutto, andare, chi sconda senza andare. Bombole. Ok. Chi è senza bombole sconda. Andiamo. C'è il cattivo sconda. C'è le bombole buone dietro. Sono tutti quasi a destra, eh. Guarda che a destra è pieno, dico. Secondo me puzza. Morto. Dov'è il chimico? Dove cazzo è andato? Ah, qua. E se ci buttassimo dentro bullying, ragazzi, è in fondo sdraiato. Occhio. Non so da dove. Sono secco. L'hai visto? No, no. Però è proprio di qua. Potrei provare a crossare e andare all'albero. Lì sotto lì? Sì. Ok. Vai. Ma qua da muoio come un colpo. Occhio, occhio comunque dietro la barattina verde, eh. Vedi, è nostro? Sono nostri? Aspetta, eh. Sono nostri, eh. Sono nostri loro. Mi confermo, Rossi. Solo che loro adesso devono incrociare così. Come cazzo fanno da là? È impossibile che non ne colpiscano. È proprio sul... attaccato di qua, vero? Sì. Eccolo, eccolo, eccolo. Ma dai, cazzo. Okay. L'hai preso? Sì. Il momento giusto per cambiare. Quirico per squadra con il chimico. Dove siete? Oh raga, proviamola. Arriviamo fino al chimico qua sparando. Vai. Dai, senti, vaffanculo. Sì, ma il chimico è andato via, eh. Eh? Il chimico è andato via. Come è andato via? Sì, l'ha appena detto per radio, non è più con noi.
Ricoper Dario, sono qua alla tua destra, ma il chimico era con voi fino a 2 minuti fa. E qui è stato un casino, praticamente lo scienziato era scappato, poi gli altri erano stati colpiti, ci hanno praticamente accerchiato e noi stavamo mantenendo la posizione proprio per far copertura per arrivare al laboratorio che era lì davanti. È andata così. Sei riuscito a finire 256 giga? Sì. Porca. Adesso tu? Beh sì, ma ci vedo tutto. No, ma come passarsi il tempo in AR? Come, i 3 minuti sono passati? Abbiamo trovato un divano, ci siamo seduti, ci siamo messi a parlare del più e del meno. E lui ogni tanto così, Hornet al medico rosso, e fissava il vuoto. Tipo, dai. Minchia, stavamo per arrivare con la seconda ondata di bombole, ma poi Panino proprio ci hanno inglobato a minchia. Devo scaricare i caricatori. Prova, fammi sapere. Stanno il pisellino i miei caricatori. Rico, guarda, non ti dico niente. Prima eravamo lì seduti, morti Hornet, e mi stavamo in mezzo a un ingaggio. Hornet a un certo punto fa: Dio can, vecchio, stiamo prendendo tanti di quei DNG addosso che ci avevo un sacchetto, lo riempivo. Io vorrei dire a tutti i fan di Rico Soft Air che avete rotto i gingilli. Così taglia, proprio. Taglia, con gentilezza, capisci? Non ha detto un cazzo tutto il video, arriva bene. E detto questo, ragazzuoli, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, nonostante la sua lungaggine non indifferente, ma ragazzi, sono 4 ore di gameplay condensate in 30 minuti, quindi ci sta. Noi ci vediamo come al solito prossimo lunedì alle 18, sempre qui sul canale con un nuovo video. Ciao!